Il 23 dicembre dell'84 un'esplosione rovina il Natale di molte famiglie. Nella galleria appenninica di San Benedetto Val di Sambro una bomba deflagra nel treno rapido 904 partito da Napoli e diretto a Milano. L'esplosione, forte e terribile, spezzò a metà il convoglio svellendolo letteralmente dai binari, dilaniando e squarciando cose e persone. In 15 perirono sul colpo. In 267 rimasero feriti. Il convoglio percorreva lo stesso tratto segnato da un'esplosione simile 10 anni prima. La commissione stragi ha identificato l'accaduto come uno degli ultimi episodi della stagione del terrorismo eversivo nel nostro paese. Oggi, 30 anni dopo, è ancora in attesa di scoprire la verità. Nell'atrio della stazione di Piazza Garibaldi si è tenuta la cerimonia commemorativa con i rappresentanti delle istituzioni e dei familiari delle vittime. La memoria ci sfida tutti all'impegno. E che non basta commuoverci, ma che è necessario muoverci di più tutti. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. È uno Stato che non riesce a ricercare e a consegnare la verità e la giustizia ai propri concittadini, non è uno Stato forte. E non è uno Stato democratico, perché non è l'unica strage rimasta senza tutti i colpevoli, ma è una delle tantissime stragi, dalla fine degli anni 60 all'ultimo processo tra i più rilevanti in corso a Palermo sulla trattativa. È un paese intriso di connivenze, collusioni, omertà e intrecci tra criminalità organizzata, eversione, pezzi delle istituzioni, la politica, massonerie deviate. Molti di questi personaggi si sono consolidati negli anni all'interno dei palazzi del potere, quindi solo una rivoluzione culturale insieme all'impegno di quella parte dello Stato sana potrà liberare il paese e dare giustizia a tutti i nostri concittadini e ai familiari, ai tanti familiari delle tante stragi del nostro paese, a cominciare da quella che abbiamo ricordato oggi a Napoli insieme ad altri sindaci di altri comuni della futura area metropolitana di Napoli.